Il centro clinico Nemo, specializzato nella cura delle malattie neuromuscolari, apre le sue porte per la visita dell'arcivescovo di Milano, Monsignor Mario Delpini. Il prelato ha ringraziato medici ed operatori sanitari per il loro impegno e incontrato i pazienti del centro. Più che successo, noi parliamo di compimento, cioè di portare a compimento quella che è la vocazione di ciascuno, di portare a compimento l'impegno per migliorare le situazioni dei pazienti, per dare una svolta alla storia delle malattie neuromuscolari. Centro Clinico Nemo dal 2008 si prende cura delle persone affette da malattie neuromuscolari come la SLA, la SMA e le distrofie muscolari. Attraverso una presa in carico multidisciplinare cerchiamo di dare una risposta efficace a chi vive una malattia neuromuscolare. I centri clinici Nemo sono voluti, progettati, realizzati da chi vive direttamente una malattia neuromuscolare, che attraverso la lettura dei propri bisogni si cerca in alleanza con il personale medico, con il personale paramedico, di dare una risposta perché ci sia una qualità della vita nonostante una malattia altamente impegnativa come sono spesso le malattie neuromuscolari quali la SLA, le distrofie muscolari e la SMA. Il Centro Clinico Nemo ha pubblicato il suo primo video manifesto per raccontare l'impegno quotidiano e il supporto ai suoi pazienti. Testimonial del video l'editore e poeta Arnoldo Mosca Mondadori. In questo momento in cui tutti stiamo assistendo alla distruzione, alla guerra e stiamo molto scoraggiati, sapere che esistono centri come questo, dove ogni giorno, ogni mattina, operatori si svegliano per costruire il bene su ogni essere umano, con ogni essere umano, lentamente, mentre le bombe distruggono in un attimo, per una ricerca con una persona, per un farmaco, per una cura, ci vogliono a volte degli anni, ma ogni giorno le persone qui si impegnano al Centro Nemo e questo è il vero miracolo della vita, della bellezza della vita.